quando arrivarono nel palazzo, tutti cominciammo a chiamarli gli americani. Non so perché, che poi dopo abbiamo scoperto che non erano americani. Jean Dormale si trova a Salerno per un caso. Sono venuti per stare un'estate, massimo due, come scrive lui. Adesso ci tratteniamo 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, sono stati 11 anni. Questa città gli piaceva tanto perché loro prima stavano a Napoli e poi è venuta a Salerno, e questa città per lui era un incanto. Diceva che stava mare e monti. Questi colori e queste sensazioni venivano sempre filtrate dalla sua condizione, che era la condizione di esule. Non abbiamo mai saputo chi fosse, né di che si occupasse. Io pensavo fosse un pensionato. Viveva in maniera molto modesta. Ricordare questa enorme distesa di libri, riviste, no? Lasciava proprio intendere che questa persona fosse una persona sicuramente importante. A un certo punto venne a trovare mio padre, non so se era il figlio di un amico, adesso questo non lo ricordo. Apre, viene sopra, ma ci fu una cosa che noi rimanemmo senza parole. Sale, apre l'ascensore, sulla destra c'era la porta di San Dormale con il suo nome. Entra questo ragazzo che aveva 25-26 anni, bussa, viene da noi. Ma sapete la coincidenza? No. Voi, a fianco a voi c'è un signore che è omonimo dello scrittore sul quale sto facendo la tesi. Scriveva sempre, si sentiva pure da fuori alla porta, con la porta chiusa. Noi quando prendevamo l'ascensore si sentivano sempre quei tasti battere, sempre. Ma chi? San Dormale, un ungherese. Allora mio padre disse, ma che è lui? No, non scherzate. Voi scopriste, credo, dopo no, che lui era sì, scrittore. Che lui era un grande scrittore, non è che lo sapevamo, no. Ecco il rituale, sganciare, aprire e odorare. Mio figlio Gigi era piccolino, teneva i 9 anni, no, 7-8 anni, andava a scuola e faceva inglese. E allora lui proprio, signor Marai, disse vicino a mio figlio che era piccolino, dice: questa la regalo a voi perché tu mi devi scrivere e io ti rispondo. Vedi, ancora adesso io ho tutta la pelle d'oca perché queste parole le disse proprio lui. Ogni volta che apro il contenitore della macchina, respiro, di nuovo avverto un odore che è proprio lo stesso che avvertivo quando entravo in casa dei Marei. Un odore... non so se di tabacco o sì, perché lui fumava la pipa, credo, ed è rimasto impregnato ancora in questa macchina da scrivere che gelosamente, ecco, mantengo chiusa nella speranza che questo si preservi a lungo, più a lungo possibile, perché mi fa veramente andare indietro col tempo. Valerio, siedi un po' con me. E io mi sedevo in quest'altra poltrona, io piccoletto, con questa figura che intimidiva, non dico intimorire, intimidiva perché tu vedevi che aveva una forte personalità. E lui voleva sapere a scuola, io che facevo a scuola, chi erano gli insegnanti, quali erano le materie, che cosa pensava un ragazzo di me, un ragazzo come me, del futuro, e gli amici che cosa pensavano. Parlare di conversazione è un po' difficile perché era solo di poche parole. Diciamo che la moglie gli faceva da, diciamo così, non da traduzione, ma lo spingeva, gli diceva qualcosa in particolare che noi avevamo detto, e lui, mi ricordo che annuiva, a volte anche rideva, e mi ricordo quando andavamo a ringraziare per questi regalini che ci portavano, in quel momento ero un po' emozionato, perché qualche volta è scappato anche a noi di dire, oh mamma, loro vi considerano come dei nonni, e vidi che negli occhi suoi della moglie, sai quando ti brillano e ti gira qualcosa, poi dice, ma questi bambini ci considerano come nonni. La nota un po' stonata, no, fra quello che vedevo in questa coppia e le altre famiglie del pianerottolo, già, era proprio questo, cioè loro erano due persone sole, anche
già avanti con gli anni. E noi invece eravamo delle famiglie numerose. Noi eravamo delle famiglie numerose. Quindi un po' il tema della malinconia lo riconosco in questa coppia. Il tema della malinconia, della riservatezza, del fatto di vivere in esilio e da soli. E venne forse il discorso che loro, appunto, lui era un grande scrittore, ha dovuto purtroppo andare in esilio nel suo paese perché c'era questa repressione verso coloro i quali avevano idee diverse dal regime, però lui non lo faceva mai come un suo cavallo di battaglia, nel senso che io non ho mai sentito parlare esplicitamente in maniera cattiva di quelli che erano, diciamo, al potere nel suo paese, o quelli che erano contrari, non ci vuole alle sue idee. Non credo che non ci sia nessun tipo di atteggiamento di rabbia da parte sua, o di sconforto, o di altre cose. Lui, la sua forza era ritenere la sua lingua la casa. Al di fuori che lui scriveva sempre in ungherese, vabbè, questa è una cosa che si sa, rigorosamente usava gli accenti nostri, uno lungo, due lunghi o due punti, insomma, e voleva che ovunque scrivono il suo nome devono essere quegli accenti là sopra. Ma anche la moglie, per esempio, questo abbiamo sentito il racconto degli Orio, Carmelina e Mario, per esempio una cena dove hanno invitato loro, Lola ha preparato tutto rosso, verde e bianco, perché la bandiera è italiana, ma girando anche la bandiera ungherese, cioè questi tre colori. Erano innamorati di Salerno e di Salernitani. Pur notando la diversità rispetto agli ambienti dove erano stati, però apprezzavano quel senso di umanità, quella semplicità. Venire in Italia, in Campania in particolare, era un modo come tornare a casa sua, perché l'Europa era casa sua, e soprattutto qui lui vedeva ancora quella genuinità popolare che lui amava molto, almeno nella sua, diciamo, quotidianità. Erano molto amorevoli, diciamo, pure se erano riservati, però gli piacevano tanto i bambini perché erano piccolini, sono cresciuti là, quindi. E ricordi che loro tutte le sere dopo cena andavano a fare una passeggiata. Lui diceva: io scendo perché devo fare 6 chilometri, si pronunciava, al giorno, e andava verso, da Mercatella andava verso il villaggio del Sole, si faceva quei 6 chilometri. Andavamo al mare insieme, avevamo la stessa gabbina, però solo che loro andavano presto e io quando andavo con i bambini, che pure scendevo presto alle 8:15, delle volte li incontravo già sulla scaletta di ritorno e delle volte che stavano ancora al mare. E poi giustamente per non dare fastidio, pure quello, vedete, per non dare fastidio, quando scendevamo noi, loro se ne andavano. Lui era molto riservato. Molto riservato, poi piano piano cominciò ad accettare gli inviti. Prima fu la signora Lola che si legò a mia madre e ricordo, mi è rimasto impresso che c'erano i telefoni, lei telefonava dalla porta a fianco: signora, posso venire a fare una chiacchierata da lei? Certamente penso che la moglie sia stata ovviamente molto importante per lui, ma lui lo dice tante volte, ma anche perché era anch'essa una grande intellettuale. Lei forse conosceva più lingue straniere dello stesso Maraishandar, leggeva letteratura, aiutava Shandor Maharaj nelle parti critiche del suo lavoro, però nei diari lui è sempre un po' distaccato, per quanto anche nel parlare della moglie, perché la moglie era non soltanto la sua compagna di vita, ma era anche forse un qualcosa di più, era la sua ancora di salvezza probabilmente. Ci piaceva pensare che, ecco, questa coppia non era mai stanca, non era mai stanca di scoprire cose nuove, di investigare cose nuove. E quindi ancora una volta ricorre poi il tema del modello, del fatto che l'età anagrafica non necessariamente debba segnare quasi a scandire, no, delle tappe obbligate della vita di ogni persona. Loro a una certa età avevano deciso di
di trasferirsi nuovamente. E perché no? Noi invece venivamo da una famiglia in cui c'è la consuetudine che le persone, ecco, nascono, crescono, si creano i loro affetti sempre nello stesso posto, nella stessa città. E quando poi se ne sono andati via c'è stato un lutto in tutto il palazzo, soprattutto nella mia famiglia, perché noi eravamo punto di riferimento, cioè per noi, ma a prescindere se poi non avevamo neanche capito chi fosse poi dopo. Per noi erano gli americani, erano i nonni che stavano a fianco, non c'era una cerimonia, una festa se non venivano invitati, non sempre venivano, però quando venivano erano di famiglia, per noi erano di famiglia. Quando sono partiti a noi è dispiaciuto, perché giustamente pure erano parecchi anni che stavamo vicini, i bambini sono cresciuti là e io aspettavo il quarto bambino quando loro poi hanno venduto casa e se ne sono andati. E io per ricordo, perché che cosa ci potevo fare, loro andavano in aereo, che cosa ci potevo fare? Comprai una bella stoffa, le feci una bella sciarpa come ricordo e quel resto che mi restò feci un vestitino per mio figlio che doveva nascere quando poi diciamo lui è nato l'81 e disse: vedete signora Marai, questo è un ricordo per voi ma me lo tengo per me, questo il resto glielo feci vedere perché era una bella stoffa. Faccio il vestitino per me quando nasce Danilo, per ricordo vostro. E quindi lei mi abbracciò caramente e se ne sono andati. Sarebbe sicuramente gli lascia quel pezzo di Europa e di casa che era la sua essenza di vita. E quindi poi lui andando per motivi di salute e per motivi familiari, andando negli Stati Uniti, perde sicuramente l'ultimo legame che aveva con la sua casa e con i suoi affetti più intimi e più importanti. E quindi poi lui lo scrive poi nel saluto alla città a Salerno, e lo scrive dicendo che sono stati veramente gli anni più felici del suo esilio e che lui rimpiangerà sicuramente la città e la gente che aveva conosciuto. San Diego, 27 dicembre 1984. Cari amici, il vostro biglietto di auguri è arrivato in tempo per Natale e vi ringraziamo molto. Dovete sapere quanto spesso vi pensiamo e speriamo di rivedervi ancora una volta. Proviamo ancora nostalgia e Salerno resta più che un semplice ricordo. Pensiamo a voi come parte della famiglia e vi auguriamo ogni bene. Febbraio 1986. Cari amici, vi ringrazio molto per l'espressione delle vostre condoglianze. Lola è stata 2 mesi in ospedale. La sua malattia era un carcinoma. Ha sofferto molto. È morta in pace nel sonno. Il vuoto lasciato dalla sua scomparsa è per me molto doloroso. In questo momento di sofferenza la vostra amicizia ci è mancata molto. Lola mi ha detto spesso quanto affetto provasse per tutti voi. Vorrei foste più vicini. Il vostro vecchio amico Santo al Mare.